Ciao, come state? Bene? Ah, sono qui indecisa perché niente, sono alla ricerca di un CD da ascoltare dei nomadi. Un CD, pensate, come sono vecchia. Un CD da ascoltare dei nomadi nella mia lunga collezione dei nomadi. In realtà si vede che da un po' che non li uso perché sono un pochettino, diciamo così, impolverati. Ma in questo modo vado a rispolverare i vecchi ricordi. Ah, i vecchi ricordi perché sabato sono andata a sentire il concerto di un amico a Racconigi, anche perché come radio eravamo media partner, un concerto in cui venivano riproposte canzoni dei Nomadi. Ma la cosa bella è che su questo palco c'erano tre ex Nomadi che veramente hanno suonato con i Nomadi. Beh, uno praticamente ha suonato fino all'anno scorso, che è Daniele Campani, il batterista, mentre altri due hanno suonato per 5-6 anni dopo la morte di Augusto Daolio. Insomma, rivederli tutti insieme su un palco mi ha fatto un effetto particolare. Erano Elisa Minari, la bassista, e Francesco Gualerzi, non so se ve lo ricordate, che era il cantante insieme a Danilo Sacco, e lui era quello ricciolino che suonava il sax, il flauto traverso ed era anche la voce insieme a Danilo Sacco. Dicevo, vabbè, è stata una serata sicuramente emozionante e hanno fatto tante canzoni, alcune delle quali non me le ricordavo ed ecco perché poi quando si va a un concerto si ritorna a casa con la voglia di cercare delle canzoni e di riascoltarle. Ad esempio, carino, adesso ho preso questo, noi ci saremo, e è bello anche poter rileggere i testi. In questo caso, riverisco loro signori, sono il pagliaccio della corte, della mensa, della casa e di un porcaro dell'arconte. Ricordo a loro signori che per certi casi strani, ieri che diventa oggi, non ritornerà domani. Ah, l'ho presa a caso questa frase, però potrebbe essere anche interessante per introdurre quella che potrebbe essere la domanda, diciamo così, del nostro appuntamento del martedì mattina. Qui dietro di me vi starete chiedendo, ma perché c'è un basso rosso, tra l'altro? Allora, questo basso dovete sapere che ho iniziato a suonarlo e mi è stato regalato proprio quando Elisa Minari era entrata a far parte appunto della band dei Nomadi. Ai tempi era una delle prime bassiste donne che appunto militava in una band molto importante e me ne ero innamorata perché lei aveva questo stile di suonare molto rocchettaro ma molto semplice, pulito. E poi insomma era una donna sul palco che suonava il basso e sicuramente era un'immagine particolare. E così avevo deciso di prendere lezioni di basso e i miei amici, proprio per i 18 anni, mi avevano regalato questo bellissimo basso che era uguale a quello di Elisa. E rivederla l'altra sera a questo concerto, dove poi insomma ascolterete anche le parole che ci siamo scambiati in una mini intervista, mi hanno così riportato indietro nel tempo. Gliel'ho anche detto, ho detto, pensa che tu sei stata l'ispirazione, la mia ispirazione per poter iniziare a suonare il basso. E poi vabbè, insomma, parlare comunque con chi hai sempre seguito anche da giovane, sicuramente un'emozione grande. Ma lei mi ha detto, ah, ma hai continuato a suonare il basso? E qui, insomma, sono rimasta un po' così perché, come tutte le passioni, alle volte, in base poi anche a delle situazioni che insomma ne derivano dalla vita, tante volte magari queste passioni vanno avanti oppure no. E allora io vi chiedo, prima di sapere la risposta della mia coltivazione del basso, vi chiedo, siete mai stati spinti a fare qualcosa, insomma, che potesse piacervi dopo che avete visto, siete stati stimolati magari da qualcosa che avete visto in TV, a un concerto, durante, non lo so, uno sport, insomma, in qualsiasi ambito, ecco, siete stati stimolati vedendo quella determinata cosa a farlo anche voi andare avanti? E in questo caso avete portato avanti questa passione, questo hobby, questo stimolo, o in base anche alle esigenze della vita, le avete chiuse, le avete lasciate in un cassetto e sono rimaste dei bei ricordi.
me, come vedete, il basso c'è, la voglia ci sarebbe, forse meno tempo di ritagliarmelo per poter continuare a suonare, quindi per me è rimasto un bel ricordo che conserverò per sempre. Vi aspetto domani alle 9:30, come sempre, con la nostra diretta. Mi raccomando, parleremo di questo. Ciao! Allora, Racconigi questa sera ha parlato di musica, ha parlato di emozioni, storie, racconti, ma soprattutto incontri. Grazie a Michelangelo and the Angels. Michelangelo ormai è un amico di TRS Radio, anzi è stato una delle voci portanti per tantissimi anni di TRS Radio e ha portato qui degli amici che sono non solo grandi musicisti, ma sono anche delle persone con cui Michelangelo ha in qualche modo condiviso anche dei viaggi, uno tra tutti ad esempio Auschwitz. Michele mi ha detto: mi raccomando, loro sono tre, insomma, grandi leggendari della musica. Non possiamo andare troppo nel dettaglio, ma questi leggendari della musica, Michele, ancora ti sopportano dopo tanti anni di conoscenza? Certo, certamente, è una cosa bella perché è nata dal cuore, sono le canzoni che ci uniscono e che fanno parte della mia, della loro vita. E sono state le canzoni della mia infanzia, della mia adolescenza e credo che siano le canzoni che la gente vuole sentire. Le canzoni che la gente vuole sentire, allora intanto queste tre leggende della musica sono Elisa Minari, Daniele Campani e Francesco Gualerzi, che hanno fatto parte anche dei Nomadi, lo ricordiamo. Questa sera abbiamo visto tanti occhi lucidi, tante lacrime. Sicuramente le canzoni dei Nomadi fanno sempre emozionare, anche quelle di Guccini, perché dobbiamo dire che sono state portate sul palco anche delle canzoni leggendarie di Guccini. Ma se dobbiamo sceglierne una, insomma, a quale canzone siete più affezionate, Elisa? Io? Beh, diciamo che tutte queste che abbiamo suonato mi ricordano appunto quel periodo e insomma poi le suono spesso ultimamente, diciamo così. E, diciamo che a me piace molto Ofelia, La Collina, quelle sì, mi piacciono molto. Avete parlato di Auschwitz, sicuramente è una canzone che trovo particolarmente attuale in senso un po' tragico di quello che succede. A livello umano, Auschwitz per me rappresenta una delle canzoni più belle che può aver scritto Guccini e quindi la porto sempre veramente nel cuore. Anche io sono dello stesso parere, secondo me le canzoni di Guccini hanno una marcia in più, per cui anch'io Ofelia la preferisco magari di poco alle altre di Guccini, ma ha sempre fatto delle cose e scritto soprattutto. A livello letterale, insomma, delle cose importanti, delle cose che rimangono, nella storia, sono rimaste nella storia e andranno avanti per sempre. Volevo dire Primavera di Praga perché stasera l'ho risentita da Michelangelo, in effetti un pezzo Bravo straordinario. Michelangelo, È vero, è vero. Ha fatto emozionare con questa canzone. No, sei stato un interprete veramente degno dell'autore. È una grande canzone. Una grande canzone. Ancora due battute veloci, poi vi lascio scappare perché dovete tornare a casa. Allora, intanto, essere musicista cosa vuol dire? Ma cosa bisogna fare per essere un buon musicista, ma non solo a livello di saper suonare uno strumento o essere polistrumentista, cioè come persona? Io non so, parlo io. Allora, è una bellissima domanda. Il punto è che per essere musicista io non lo so cosa bisogna fare. Forse lo sono diventato proprio per quello, perché non mi sono posto il problema. Avevo da buttare fuori qualcosa che avevo dentro, però essere musicisti vuol dire esprimersi. Io oltretutto ho uno strumento orribile per esprimersi, che è la batteria. No, orribile da un punto di vista, beh, da un punto di vista melodico non posso esprimere niente, devo, cioè, però l'unica cosa bella della batteria è Guarda di che. Abadirici un lavoro Ma ho così. capito! Oh, Vabbè, ma io mi tipo. denigro a priori. Bisogna sentire le cose, bisogna sentirle. Bisogna sentirle e farle uscire praticamente dal cuore. Tra l'altro, insomma, chi ha portato in giro vari progetti, non solo quello musicale legato ai Nomadi, sono stata colpita perché, vabbè, al di là di Elisa, che poi sei tornata ultimamente, insomma, a riportare le canzoni dei Nomadi, ma
hai fatto un passaggio anche con cover band, poi hai fatto un tuo disco da solista, hai diciamo così portato delle canzoni che parlano anche di storia, soprattutto di racconti di partigiani, non solo, in questo un po' vi siete accomunati, ma chi mi ha colpito è Francesco, che ha fatto anche una colonna sonora, cioè ha lavorato una colonna sonora di un film di Tinto Brass. Esatto, alcuni anni fa, ma più che altro mi ha scelto lui. Che strano, ti guardano. Che strano Tinto Brass. Ma non tra l'altro, tra l'altro è un brano, sono due brani in particolare che appartengono a uno stile molto caratteristico che riguarda la nostra terra, l'Emilia, e li ho scritti pensando a tutt'altro. Ovviamente pensavo ai contadini che lavoravano, è un valzer e una polca, proprio sullo stile nostro, con delle influenze verdiane, delle austriache, delle cose del genere. Lui cercava appunto delle musiche, delle cose che potessero abbinarsi a quello che stava girando, era un film ovviamente dei suoi, il titolo era Mon Amour. E per cui ha scelto questi brani, io poi ci ho lavorato sopra, li ho diciamo fatti in alcune versioni con più strumenti così, e penso che uno di questi brani, che è appunto un valzer dal titolo di Buon Mattino, è stato il leitmotiv del film. Esatto. In chiusura, l'eterno Peter Pan continua a esserci in voi oppure no, qualche volta scappa? Elisa? Purtroppo, secondo me, sì. C'è sempre. Sì. Ci deve essere, sì. Poi dopo magari è invecchiato un pochettino. Non è più come ce lo ricordavamo. È quello lì il problema, che io non riesco a crescere, però c'è tutta la, come si dice, la carrozzeria che... C'è la cosa fisica. Tenti di mettergli un po' di olio, ma alla fine gli anni ci sono... A me me ne danno meno, dice, sono del 63, ma io li porti bene, che bello, che fuori. Ok, ti ringrazio, ma alla fine il Peter Pan comunque è fondamentale, fondamentale non solo per essere musicisti, ma per essere ognuno quello che è. E quindi grazie Michele che ci hai portato non solo tra le leggende della musica, tra i musicisti spettacolari, ma tra uomini, due uomini e una donna che praticamente hanno veramente portato sul palco questa sera le loro emozioni e quello che è stato il loro trascorso. Noi sono persone vere che non si nascondono dietro uno strumento. Grazie ragazzi, buon rientro, grazie. Buon viaggio, ragazzi.